A Teramo hanno suscitato numerose polemiche le corsie pedonali ciclabili disegnate negli ultimi giorni dagli operai comunali sull'asfalto di Viale Crispi, in particolare provenienti dal popolo dei social a seguito dell'intervento in disaccordo con l'amministrazione comunale da parte di Siriano Cordoni, coordinatore del movimento Area Biancorossa. È chiaro che i ciclisti vanno tutelati, ma una città non è fatta solo di ciclisti, ma è fatta anche di auto, di parcheggi e di mobilità anche urbana semplice, insomma. È chiaro che se nascono piste ciclabili o vie ciclabili e vie pedonali, queste tolgono spazio a tutta un'altra serie di attività, no? Il parcheggio momentaneo, la possibilità di poter sorpassare e via di seguito. E quindi questo complica moltissimo la viabilità. Io penso e noi pensiamo che ci deve essere il giusto equilibrio fra le vie e anche la tutela di chi vuol parcheggiare, di chi vuol fermarsi un attimo al bar a prendere un caffè, chi vuole fermarsi a prendere sigarette e così via. Una polemica scaturita dal fatto che, secondo Cordoni, le piste ciclabili e i percorsi pedonali siano troppo vicini agli scarichi degli autobus e che i camion non abbiano lo spazio necessario e si vedano costretti a invadere le piste dedicate a bici e pedoni. Noi sappiamo che le corsie sono condivise, quindi si possono anche sovrapporre. Un camion o un autobus può invadere l'altra pista, però dal punto di vista visivo è sicuramente impattante. E sicuramente non facilita il dialogo fra biciclette e autobus e macchine. Noi facciamo un appello per far sì che la città sì abbia le proprie vie ciclabili, ma programmi in futuro le cosiddette piste ciclopedonali, dove le biciclette possono passare lontano dallo smog e poter viaggiare tranquillamente. Nel progetto che noi abbiamo presentato qualche anno fa di recupero della stazione, lì è previsto proprio una pista ciclopedonale lontano dal traffico che potrà permettere il collegamento fra il centro e la periferia.